una personalità a cui tenevamo molto per averla qui con noi, il professor Giorgio Galli. Benvenuto. Grazie dell'invito. Allora, ovviamente conosciutissimo perché insomma Paolo ha scritto davvero delle pietre miliari, no? Anche per argomenti a noi molto cari. Paolo. Allora sì, il professor Galli è un'autorità in un settore molto specifico della storia e della letteratura, perché per chi si occupa come noi di esoterismo, di controinformazione, eccetera, ha scritto una quantità di libri che adesso neanche riesco a ricordare tutti, ma la particolarità è che sono di stampo esoterico e storico, nel senso che io credo che sia l'unica persona che sia riuscita a tracciare un quadro storico del potere politico, agganciandolo all'esoterismo e dimostrando con documentazione storica ineccepibile e incontrovertibile come potere ed esoterismo siano sempre andati a braccetto. Quindi sono, io ho letto diversi libri del professore, sono assolutamente centrali per lo studio di queste materie, ad esempio i libri sul nazismo esoterico. In realtà ne ha scritti molti altri, non solo su Hitler e il nazismo magico o sull'esoterismo al potere, anche sul golpe invisibile che si è perpetrato in Europa e nel mondo in questi ultimi decenni, e di storia in generale. Però diciamo, per quelli che sono appassionati alle materie di cui ci occupiamo noi, la cosa fondamentale degli studi di Galli è che da storico e da studioso serio ha dimostrato come i grandi personaggi della politica, quindi Hitler, Mussolini, Churchill, eccetera, erano in realtà sempre accompagnati da altri personaggi famosi, importanti nel mondo dell'esoterismo, e questi due mondi hanno sempre viaggiato insieme, mentre noi siamo abituati a vederli separati. C'è la storia politica, Hitler, Mussolini, Churchill, l'Unione Europea e tutte le varietà per l'Unione Europea. Poi ci sono gli esoteristi che fanno degli studi a parte, studiano Crowley, studiano Arthur Edward White, studiano Dion Fortune, eccetera, e sembrano due mondi separati, invece sono due mondi assolutamente uniti, e il professor Galli è quello che dal punto di vista storico è riuscito a dare una documentazione che non è solo quindi complottista, non è solamente di dicerie o diciamo così farneticazione complottista di qualcuno che si deve inventare qualcosa di esoterico, ma è qualcosa di storico, documentato e certo. È un lavoro eccezionale che poi, per quanto ne so, insomma, i suoi libri sono stati pubblicati anche da Burr, per esempio Hitler e il nazismo magico, mi ricordo, da Caos Edizioni, insomma da editori che sono sicuramente nella grande diffusione, però io credo che non abbiano mai avuto la diffusione e l'importanza che invece avrebbero meritato per far capire meglio come funziona davvero la politica. Comunque qui poi mi fermo e lasciamo la parola al professore. Sì, professore, tra l'altro il libro che è uscito anche per Panda Edizioni, scritto con Paolo Rumor e Loris Bagnaga, Miti, congiuri, enigmi all'ombra dell'unificazione europea. Ecco, agganciandomi a quello che diceva Paolo, perché ecco, l'esoterismo si accompagna sempre ecco, agli uomini di potere? Beh, perché è una cultura che ha solide radici nella storia dell'Occidente. Sì, bisogna risalire agli astrologi caldei, ai profeti ebraici, sino alle varie fino a personaggi molto recenti come René Guénon o Julius Evola. Quindi è una corrente di pensiero che ha solide radici e che si ripresenta periodicamente anche in periodi di grande avanzamento scientifico. Ecco. Quindi la ragione di fondo è questa: si tratta di una cultura che ha profonde radici nello sforzo umano per la conoscenza, e che ha radici così solide che ha potuto resistere anche dal Cinquecento in poi al grande avvento della rivoluzione scientifica. Da un lato abbiamo la fisica quantistica, ma dall'altro, come nel caso di questo libro L'Alta Europa, dicevo appunto che ha radici anche in un tipo di conoscenza o in approcci diversi da quelli scientifici e razionali. Ecco, che cosa succede? Pronto? Sì, sì, no, le volevo chiedere che cosa succede a, mettiamo il caso, anche personaggi politici che magari si avventurano per la prima volta nel palcoscenico della politica, cioè vengono avvicinati, cioè come entrano in contatto con il mondo esoterico, anche come è accaduto in passato. Questo, come vengono a contatto, è difficile saperlo, anche vi sono dei gruppi, delle associazioni che mantengono viva questa tendenza. Entrano a contatto in situazioni specifiche. Io appunto nei libri che ho scritto ho presentato le situazioni nelle quali questo può avvenire. Adesso ho messo insieme i due libri che avevo fatto sui rapporti tra cultura esoterica e nazionalsocialismo, il contatto tra una parte dei vertici del nazionalsocialismo e la cultura esoterica è venuto attraverso società esoteriche che avevano una lunga tradizione in Germania. L'ultima è stata la Thule Gesellschaft, della quale Hitler sembra fosse socio corrispondente, ma nella quale si sono formate molte personalità. Adesso in una conversazione non posso vedere tutti i dettagli, appunto perché le mie ricerche sono molto documentate. Occorre, per capire fino in fondo come si sono stabiliti dei rapporti tra cultura politica e cultura esoterica, bisogna esaminare le singole situazioni. Per esempio, in questo libro pubblicato da Panda c'è una sorta di rapporto tra l'esoterismo, le società che sono state lì elencate anche all'inizio del nazismo magico, che qui si presentano. Probabilmente c'è in alcuni ambienti gollisti si era a conoscenza di personalità tipiche del mondo esoterico come Guénon. Io in questo libro a particolare rilievo la figura di Schumann, che era uno stretto collaboratore di De Gaulle, che si è occupato degli affari esteri in Francia, che è stato definito dalla storia ufficiale, diciamo quella che non si occupa di esoterismo, come il più gollista degli europeisti e il più europeista dei gollisti. Lì fa un racconto che tocca un aspetto tipico della cultura esoterica, secondo la quale sono esistite nella storia dell'umanità sul pianeta Terra più civiltà, caratteristica della cultura esoterica, e ritenere che siano esistite sulla Terra civiltà molto remote, in genere scomparse per catastrofi naturali. L'esempio più noto sono i riferimenti che Platone fa all'Atlantide. Ecco, in questo libro, appunto L'Alta Europa, si avanza con la documentazione raccolta da suo padre, che aveva conosciuto appunto Maurice Schumann. C'è la convinzione che ci siano state antiche civiltà sulla Terra della quale sono rimaste tracce, e il modo col quale appunto la politica, in particolare la politica che poi ha portato all'Unione Europea, avrebbe alcune radici in queste antichità. Sarebbe un progetto nato naturalmente molto più recentemente, forse attorno al 1000 d.C., in ambienti nei quali era maturata la convinzione di antiche civiltà sulla Terra. Quindi ci sarebbe un rapporto tra antichi assetti sociali, antiche civiltà e il progetto nato molto prima di quanto si ritenga. In genere si ritiene che l'unità europea con Monnet sia nata con la CECA, la Comunità Europea Carbone e Acciaio, fino ad arrivare all'euro e all'Unione Europea, sia un evento del secondo dopoguerra, cioè del 1945-46. In realtà sembra che questo, almeno dei documenti che suo padre ha trasmesso a Paolo Rumor e poi dalle ulteriori indagini come le parti del libro scritte da Bagnaga ed altri, sembra che questo progetto in realtà sia maturato molto più in là nel tempo e in ambienti in qualche modo legati alla cultura esoterica e a questa convinzione di antiche civiltà scomparse che abbiano lasciato tracce nella nostra cultura. Ecco, pronto? Sì, quando è che quanto è accaduto, come può essere accaduto durante il nazismo, cioè la dimensione esoterica del potere diventa dimensione occultistica o magica? Ci sono in determinate situazioni, questa cultura emerge attraverso l'esperienza appunto di piccoli cenacoli che credono di essere gli eredi di un antico sapere. Anche qui vi sono diversi approcci. Alcune società esoteriche sono orientate verso la conoscenza. Per loro l'esoterismo è uno strumento di conoscenza. In altri gruppi invece si ritiene che l'esoterismo, questa antica sapienza, possa anche essere uno strumento per il potere. Credo che se si seguono queste tracce, cioè l'esoterismo volto alla conoscenza e l'esoterismo volto al sapere, a seconda delle circostanze, per esempio, ho detto prima, la situazione del nazionalsocialismo è stata abbastanza atipica. Certamente occorrevano situazioni specifiche. Senza il conflitto mondiale, il primo, senza la sconfitta della Germania, senza la crisi del secondo dopoguerra, senza la crisi economica del 1929, tutti fenomeni studiati e che hanno determinato i destini della Germania fino all'avvento del Terzo Reich. Quindi io vorrei chiarire che non sostengo che l'esoterismo è la chiave interpretativa della storia. Dico che ne è una delle componenti e non delle più importanti, che però è stata completamente trascurata. È chiaro che il nazionalsocialismo è il prodotto delle condizioni economiche e delle condizioni politiche della Germania dal 1914 in poi, in quella che io definisco la seconda guerra dei 30 anni, 1914-45. Quindi le cause che tutti gli storici hanno studiato, politiche e economiche, permettono di capire la storia tedesca anche senza bisogno dell'esoterismo. Però c'era anche l'esoterismo, che ha avuto un ruolo importante nella formazione culturale di una parte dell'elite nazionalsocialista. Ecco, è questo che voglio dire. La storia politica, la storia economica spiegano tante cose, talvolta in determinate circostanze non spiegano tutto. Questo è avvenuto col nazionalsocialismo e secondo il racconto trasmesso da Maurice Schumann al padre di Paolo Rumor, secondo questo racconto, oltre a tutti gli eventi politici ed economici che hanno portato all'Unione Europea, c'era anche l'influenza di gruppi, alcuni dei quali, secondo questo racconto, presenti anche in Vaticano, influenzati dalla cultura esoterica. È una componente sin qui trascurata, meno importante di altre, ma che va tenuta presente appunto senza trascurarla. Allora, sentiamo Paolo. Ha seguito? Sì, ho seguito benissimo. No, ho seguito benissimo. Voglio sentire Paolo se ha magari qualche domanda. Paolo. Sì. Beh, di domande ce ne sarebbero diverse. Una cosa che volevo domandargli, una delle due domande importanti che volevo fargli, era che, più che altro per gli ascoltatori, perché io la risposta già la so, avendo letto i suoi libri. L'Unione Europea, quindi, è un progetto che, a quanto racconta poi anche Paolo Rumor sul suo libro, prende il via addirittura da secoli e secoli, molto prima che fosse ufficializzata, diciamo così. E addirittura lui ipotizza proprio una vera e propria società segreta a cui pare facesse parte anche suo zio, poi, che era Mariano Rumor, e che andava... Sì, una sorta di società segreta, sì, ma la famiglia... non è che il padre di Paolo Rumor ne facesse parte, è stato informato della sua esistenza e anzi ha accolto dapprima queste informazioni di un'antica tradizione che sfociava poi nel progetto di costruire l'Unione Europea. Dapprima anche Giacomo Rumor l'ha accolta con qualche cautela, quindi appunto naturalmente la documentazione è esauriente, ma appunto, come dicevate all'inizio della trasmissione, bisogna stare attenti di fronte a molte fantasie e farneticazioni. Invece questa sembrerebbe essere una storia documentata, ma ripeto, la famiglia Rumor non ha fatto parte di società segrete, ha avuto informazioni della loro esistenza molto lontana nei secoli e forse addirittura nei millenni. C'è una parte del libro dove sono segnalati i nomi di luoghi e di persone presenti in questa tradizione che ne indicano proprio una continuità quasi millenaria. Proprio la parte dedicata da Diego Marin, credo, i nomi e luoghi citati in questa documentazione risalgono molto lontano, addirittura forse da civiltà scomparse. Sì, adesso avrei anche un'altra domanda. Io mi sono occupato dell'omicidio Moro in chiave esoterica. La mia tesi è che Moro sia stato rapito e ucciso, sì, ma non per alcuni dei motivi che ufficialmente si dicono, cioè perché era scomodo in quanto voleva fare il compromesso storico o per queste motivazioni qua, perché un politico scomodo si elimina semplicemente uccidendolo, avvelenandolo. Ci sono vari modi molto meno eclatanti per eliminare qualcuno il cui problema è semplicemente scomodo. Per me invece questo processo, durato 55 giorni, con tutta una simbologia esoterica precisa fin dal, che ne so, comunicato delle Brigate Rosse in cui si vedeva Moro con la Repubblica in mano e le lettere G e B accanto alla Repubblica e dietro proprio in bella mostra la stella a 5 punte, che era sì il simbolo delle Brigate Rosse, ma era anche il simbolo della Repubblica Italiana ed è uno dei simboli che troviamo spesso nella simbologia massonica, ma soprattutto le Brigate Rosse mai avrebbero scelto, delle Brigate Rosse vere, eppure un simbolo che era identico a quello della Repubblica che loro volevano combattere. C'è qualcos'altro dietro al sequestro Moro e io ci ho visto un evento di importanza esoterica, cioè proprio segna esotericamente uno spartiacque tra la vecchia Europa e la nuova, perché poi a partire dal 78 infatti parte lo SMEC, quindi parte tutto il movimento per arrivare in breve tempo alla moneta unica e alla Unione Europea. Quindi ecco, diciamo, le volevo chiedere che cosa pensa di questa visione, se secondo lei anche il sequestro Moro è un grande evento soprattutto dalla portata esoterica più che politica. Io di questo aspetto ho scritto un saggio che si chiama Piombo Rosso su tutta la vicenda delle Brigate Rosse. Personalmente nella vicenda delle Brigate Rosse non ho riscontrato nulla di esoterico. C'è un aspetto, quello secondo il quale sarebbero state avviate delle trattative attraverso un maestro di musica, un grande vecchio, dove in una certa fase, non del rapimento di Moro, ma delle trattative per cercare di liberarlo, lì sì sono emersi dei gruppi esoterici legati ai servizi segreti anche inglesi, che secondo questa versione hanno avuto un aspetto importante nelle trattative che poi sono sfallite. Quindi per quel che io, per qualche informazione o la documentazione che ho raccolto, L'esoterismo compare al momento delle trattative per la liberazione di Moro. Che avessero qualcosa a che fare con questo tipo di cultura le Brigate Rosse a me non risulta. Le Brigate Rosse vengono da tutt'altra matrice culturale. Comunque, se lei sta raccogliendo del materiale per questa interpretazione, mi pare una ricerca interessante. Se poi ha scritto qualcosa me lo fa avere, le sarei grato. Sì, senz'altro, ovviamente io non senz'altro glielo faccio avere. Io ovviamente non intendevo dire che le Brigate Rosse avevano una valenza esoterica, ma certamente chi li sovraggestiva sì. Quel maestro di musica di cui ha parlato, che credo alludesse a Igor Markevich, no? Il cosiddetto misterioso intermediario di cui parla Pasanella, sì. Quindi diciamo che io parlavo di una sovraggestione esoterica occulta, diciamo così, non che i brigatisti fossero consapevoli di questo, ma chi li sovraggestiva sì. Ho capito. Sì, se sta lavorando in questa direzione può essere interessante, perché anche le ultime conclusioni dell'ultima commissione d'inchiesta su Moro, io per un certo periodo sono stato anche consulente della commissione stragi che si occupava di questo. Non ho trovato elementi di questo tipo, però se lei sta facendo delle ricerche e arriva a qualche risultato, può essere utile anche indagare in questa direzione. Le leggo, professore, sì, una domanda che sono arrivate qualche domanda anche dai nostri ascoltatori quando abbiamo annunciato che avremmo fatto questa intervista. Sì. Ad esempio Cristiano chiede: Winston Churchill che particolari legami esoterici aveva? Fu grazie anche a questi che si oppose risolutamente a Hitler? Che era affiliato alla massoneria, consultava regolarmente veggenti e probabilmente una delle ragioni che l'hanno indotto a essere il principale avversario occidentale, poi dall'altra parte c'era Stalin, che l'hanno indotto ad escludere qualsiasi trattativa con Hitler, era proprio la ragione che riteneva che dietro a Hitler ci fossero gli aspetti oscuri del potere, cioè che il tipo di società che Hitler voleva costruire era incompatibile con i valori umani ai quali Churchill credeva. Poi egli stesso appunto consultava regolarmente veggenti e era vicino a diverse, cioè l'appartenenza specifica di Churchill era alla massoneria, probabilmente aveva dei rapporti anche con i settori della massoneria che continuavano la tradizione esoterica, perché la massoneria è contemporaneamente un centro di poteri reali e un centro di cultura esoterica. Churchill era vicino a questi ambienti che possiamo dire valorizzavano la tradizione esoterica soprattutto nel senso della conoscenza, l'esoterismo per sapere e non l'esoterismo come strumento di potere, mentre invece vedeva nel nazismo l'esoterismo usato come strumento di un potere e di un potere del quale sappiamo le caratteristiche e che egli giudicava estremamente negativo. Quindi non voleva nessun patto con Hitler, anche a costo di far correre seri rischi, come è accaduto all'impero inglese, non solo nell'interesse dell'Inghilterra, ma anche quasi come uno scontro tra una cultura esoterica come sapienza, con la quale Churchill stesso era a contatto, e l'esoterismo come strumento di un potere malvagio, quale egli riteneva fosse il nazionalsocialismo. Questo era un rapporto dialettico. Poi abbiamo, sì, chiarissimo, abbiamo poi la domanda di Elvira che fa riferimento a Eros e Magia, in cui lei allude all'esoterismo della Guardia di Ferro rumena. Fu rituale l'omicidio di Mihai Stelescu, giovane deputato guardista dissidente? Questo esoterismo trae origine dal cristianesimo ortodosso? Beh, proprio ortodosso forse sì, ma la legione dell'Arcangelo Michele, Corneliu Codreanu sosteneva che in prigione aveva avuto una sorta di visione, tra l'altro nella iconografia cristiana, non soltanto ortodossa, l'Arcangelo Michele è quello che alla fine imprigiona e caccia sottoterra il demonio, che io credo che la legione e Corneliu Codreanu si riferissero al cristianesimo in generale, che poi avesse una particolare coloritura ortodossa. Per questo bisognerebbe conoscere un po' meglio la tradizione ortodossa. Io credo che il cristianesimo della legione fosse un cristianesimo che faceva riferimento, certo, alla variante ortodossa del cristianesimo, ma che riteneva di essere interprete di tutto il messaggio cristiano come un messaggio di combattimento contro le forze del male, in particolare individuate negli ebrei. La Guardia di Ferro era forse ancora più antisemita di quanto lo fosse il già antisemita nazionalsocialismo, quindi c'era questo aspetto molto marcato dell'antisemitismo, quasi, come c'è anche quasi a vedere negli ebrei uno strumento del demonio, e l'Arcangelo Michele che lo combatte vittoriosamente. Ecco, l'omicidio di Stelesco poteva essere quindi rituale? Sì, l'omicidio di questo deputato, sì, l'ho ricordato in uno dei miei saggi, ho proprio fatto riferimento a questo episodio come a uno di quelli che caratterizzano il particolare rapporto tra la Guardia di Ferro e la cultura esoterica, anche in certi rituali. Tornando al discorso di... Dire soddisfatta. Sì, penso di sì. Penso di sì. Tornando al discorso di Hitler, quando vediamo quelle folle che sembrano quasi ipnotizzate, no, da Hitler in quelle mega adunate, sì, c'è chi anche ha ipotizzato, no, delle doti così magiche, quantomeno di coinvolgimento della folla. Potrebbero essere state usate anche delle tecniche esoteriche o magiche, secondo lei? Ma dunque, noi abbiamo alcuni aspetti di questo tipo. Uno è intanto che Hitler è nato a Braunau sull'Inn, che era dove erano nati un numero di medium superiore alla media. Quindi c'è chi ritiene che in determinate zone della Terra ci siano delle cariche magnetiche che conferiscano appunto delle doti particolari, quelle che caratterizzano i medium e i veggenti. Hitler è nato da una di queste aree, appunto a Braunau, dove numerosi medium sono nati in quell'area, e quindi si ritiene che avesse alcune doti naturali. Poi ha anche preso delle specifiche lezioni, questo è raccontato e documentato nei miei libri, da Hanussen, che era un famoso ipnotizzatore, che nei teatri ipnotizzava tutti gli spettatori facendo credere reali fenomeni che erano solo immaginari. Hitler ha preso delle specifiche lezioni, che poi è stato ucciso quasi a far scomparire delle tracce di questo tipo di formazione di Hitler come ipnotizzatore. È stato ucciso nelle stragi della notte dei lunghi coltelli del 30 giugno 1934. Quindi, secondo Hitler, veniva da una zona nella quale vi erano già stati numerosi medium e veggenti, ha preso lezioni da un ipnotizzatore e quindi può darsi che avesse anche acquisito alcune capacità di questo tipo. Diciamo tra i politici del dopoguerra, anche italiano, anche in tempi più recenti, per quelli che sono stati i suoi studi, chi è stato quello che magari era più vicino al mondo esoterico o al mondo della magia? C'è qualche caso, ecco, che l'ha colpita più di altri? Nel dopoguerra mi pare di no, non credo che ci siano state vicende di questo tipo. Quello che so è che molti politici consultano abitualmente astrologi e cartomanti. Questo è certamente esatto, però le informazioni riguardano solo questo aspetto specifico, cioè il fatto che politici anche di rilievo consultano abitualmente astrologi e cartomanti, che sono un aspetto, diciamo, il più popolare, più diffuso di culture che hanno origini esoteriche, ma che è anche un campo che si presta moltissimo alle truffe e alle manipolazioni. Certamente nel dopoguerra, secondo me, non c'è stato nessun fenomeno che abbia rilievo politico del livello che ha avuto per esempio il nazionalsocialismo. Allora, torno nel mio libro, quindi recentemente io non sono a conoscenza della persistenza di questa fenomenologia. Allora, sentiamo Paolo, che sicuramente avrà ancora ulteriori curiosità. Paolo. Io volevo chiedere al professor Galli se ci parla un po' del Mussolini esoterico. Lui nei suoi libri, adesso non ricordo quali, evidenziò la figura di Cambareri, che era molto legato a Mussolini, ma era anche un massone ed un esoterista. Quindi due domande sul fascismo sostanzialmente, quindi i rapporti tra Mussolini e l'esoterismo, e poi se l'omicidio di Mussolini ha una valenza rituale per lui, perché molti ci ravvisano un omicidio rituale. No, Mussolini non aveva, secondo alcuni era superstizioso, ma non aveva nessun rapporto con la cultura esoterica. Comunque il personaggio rappresentativo di questa cultura presente nel fascismo è senz'altro Julius Evola, che è legato a tutte le cerchie esoteriche, a riviste che ha pubblicato e così via, però è il solo esempio di personalità di rilievo che abbia avuto qualche influenza in alcuni ambienti fascisti. Scarsamente su Mussolini, che pure l'ha conosciuto, che si era interessato ad alcune teorie, anzi a un certo punto temeva che Evola fosse legato a una catena esoterica che studiava attentati contro Mussolini stesso. Però nel fascismo la componente esoterica era assolutamente marginale, diversamente appunto che nel nazionalsocialismo. Questa vicenda poi dell'influenza che c'è stata su in alcuni ambienti dell'esercito, questa influenza era presente attraverso la massoneria e attraverso quella personalità che lei ha citato, sulla quale c'è stato scritto un libro di Corvisieri che ha trattato in particolare di questa vicenda. Può bastare? Sì. Ecco, tra i suoi libri più interessanti, almeno per me, c'è Il Golpe Invisibile, no? Che uscì per Caos Edizioni. Sì, ma questo non riguarda l'esoterismo. No, no, è un'altra, certo, è un altro settore. Le chiedo, ecco, questo Golpe Invisibile è terminato secondo lei o sta andando avanti? Ma il Golpe Invisibile sostanzialmente ha avuto luogo, questo titolo indica il fatto che il capitalismo italiano ha subito una particolare involuzione attraverso la sua trasformazione in un capitalismo speculativo e parassitario, e questo è il vero problema della società italiana. L'economia italiana si è praticamente fermata nell'ultimo decennio dello scorso secolo. La nostra economia, mentre altrove è molto dinamica, non solo da noi è in difficoltà ormai da 30-40 anni, e il golpe invisibile indica la presa del potere da parte di questi settori di capitalismo finanziario e parassitario invece che inventivo, innovativo e produttivo. Io credo che questo sia il vero profondo problema italiano, che ha determinato lo stato di disagio che dopo essere maturato per decenni è esploso nel comportamento, nei risultati delle ultime elezioni. Quindi in un certo senso il golpe invisibile continua a produrre conseguenze. Stavo pensando, non so lei cosa ne pensa anche del modo in cui il Movimento 5 Stelle, no, al di là della rabbia eccetera, ha ottenuto questo grande consenso anche con un certo utilizzo di internet, in cui si cerca di veicolare. Io ho trovato, mi hanno scritto perché facesse un'introduzione a una loro pubblicazione, un gruppo che c'è a Roma di tradizioni esoteriche e che si definisce Evoliani a 5 Stelle, che sono degli esoteristi di cultura evoliana che si esprimono positivamente attorno al movimento delle 5 Stelle. Quindi mi hanno scritto, sono entrati in contatto con me appunto per aver letto i miei studi, e quindi in questo senso qualche traccia di rapporto esiste. Quindi la sensazione che abbiamo avuto... Non so, ecco. Se voi volete entrare in contatto con un gruppo romano adesso che si definiscono appunto Evoliani a 5 Stelle, quindi potranno rispondere sul loro tipo di approccio meglio di quanto possa fare io. Sì, perché si diceva anche di Gianroberto Casaleggio, no? Che avesse qualche legame, così diciamo, era in questo caso una diceria più che... L'ho sentito anch'io. Ma quello che so è che lui ha scritto questa vicenda di Gaia, cioè che sembrerebbe esprime una cultura che qualche rapporto con quella esoterica potrebbe averlo, ma di più non credo si possa sapere. Lui ha fatto un cortometraggio che ho visto, che si chiama Gaia, che pare collegato a questa cultura esoterica delle grandi catastrofi che poi alla fine danno un risultato positivo. Sembra quasi una profezia. Volevo leggerle, abbiamo alcune domande di un nostro opinionista che si chiama Maestro di Dietrologia, che ha un blog che diciamo anche lui fa delle analisi diciamo un po' diverse, che quando viene un ospite particolarmente importante appunto fa delle domande. Io gliele leggo perché poi si riallacciano anche alcune cose che abbiamo detto. Bentornati cari ascoltatori di Border Nights. Questa sera la mia scheda con le 7 domande sarà dedicata all'ospite d'eccezione, lo scrittore Giorgio Galli, autore da più di mezzo secolo di testi ed opere di straordinaria importanza. Domanda numero 1. Salve professore, secondo lei esiste la magia? Ha reale potere sugli uomini oppure è solo superstizione? Magia, come generalmente si intende, non so, non è che abbia un reale potere, è stato un approccio culturale che si è manifestato in una certa fase della storia umana. Dico, io non credo che esista una magia con un reale potere, credo però che sia una convinzione diffusa, legata. L'esoterismo è anche la convinzione che facendo determinate operazioni o con certe liturgie si possono ottenere certi risultati, cioè la cultura esoterica è legata a questa convinzione, che però non è la mia. Domanda numero 2. I cosiddetti maghi, a cui si rivolgono capi di Stato ed uomini di potere, a quali mondi occulti ed iniziatici appartengono? Lei conosce nello specifico le loro fucine di provenienza? No, non le conosco specificamente. Ricordo che in alcuni casi ci sono delle società segrete che trasmettono questo tipo di cultura, alcune delle quali, non solo tedesche ma anche francesi e inglesi, sono appunto elencate in Hitler e il nazismo magico. Lì sono indicati gruppi, società che trasmettono questo tipo di cultura. Probabilmente ne esistono ancora, anche se adesso la loro influenza mi appare molto minore di quanto non fosse all'inizio dello scorso secolo. Domanda numero 3. In Cina e generalmente in Oriente esistono questi stregoni di Stato o questo è un fenomeno esclusivamente dell'Occidente? No, credo che questo tipo di cultura con modalità diverse è presente ovunque, è presente in Cina come è presente nel mondo islamico. No, non è un fenomeno solo occidentale, è un fenomeno diffuso presso tutte le culture. I maghi sono probabilmente... Sì. Dica. No, dicevo che anche in Cina vi è una propria storia di società segrete che arriva sino al periodo di fondazione del Partito Comunista. In certe aree vi è stata una contiguità tra movimenti rivoluzionari ispirati alla cultura. La grande ribellione dei Taiping nello scorso secolo è stata una delle grandi ribellioni legate a una cultura cristiano-esoterica, e quindi anche in Cina questo fenomeno è molto presente. Quanto sia influente questo non lo so, ma presente lo è certamente. Domanda numero 4. I maghi sono i veri governanti occulti oppure solo lacchè del potere costituito? Ma io credo che sono i rappresentanti di questo tipo di cultura che talvolta entrano in contatto col potere e talvolta no. Dopo la rivoluzione scientifica, evidentemente la grande importanza di questa rivoluzione ha fatto sì che i rapporti tra potere e cultura esoterica non erano continui e sistematici. Quelli che nelle domande vengono chiamati magi, astrologi, veggenti, facevano parte normalmente del personale da Roma, in Grecia e nelle corti medievali, cioè sino al 1500-1600 questi rapporti erano organici, continui, poi sono diventati più rari e talvolta soltanto occasionali. Domanda numero 5. La massoneria e le orologi massoniche sono ancora il centro nevralgico dello schema di potere oppure esistono dei livelli superiori e o ombra che guidano da dietro la società umana nel suo complesso? No, io non credo a questo, che la società umana sia guidata da poteri occulti. Per quanto riguarda la massoneria, è anche abbastanza nota negli Stati Uniti, a parte l'importanza che ha avuto su grandi eventi, la stessa rivoluzione americana era fortemente permeata da ideali e da personalità della massoneria, e così anche il risorgimento italiano, ma non c'è nulla di occulto, non è qualcosa di sconosciuto, c'è un certo tipo di cultura che si trasmette attraverso gruppi abbastanza individuabili. Io non credo a poteri occulti, sono appunto situazioni che possono essere studiate come io ho cercato di fare. Domanda numero 6. Ritiene che i 5 Stelle, dopo aver svolto la funzione di contenitori del dissenso e metabolizzatori della rabbia popolare, possano trasformarsi gradualmente nella vera avanguardia tecnocratica del capitalismo e del padronato? No, i 5 Stelle sono ancora, secondo me, in una fase magmatica nella quale sono presenti componenti dell'anticapitalismo di sinistra e componenti dell'anticapitalismo di destra. Io credo che sono in una fase di trasformazione, ma che non possono diventare, come voi dite, i nuovi strumenti del grande capitale, no? Non credo che si trasformeranno in questo modo. Rimarranno sempre un movimento indirizzato a cambiamenti che nella loro cultura ritengano positivi. Che poi riescano a farlo, questo è un altro problema, ma che si mettano al servizio di qualcuno o del potere capitalistico costituito, io questo non lo credo. Domanda numero 7. I servizi segreti utilizzano maghi per operazioni occulte più o meno legali e segrete? E quanti nel mondo politico, giornalistico, sono a conoscenza di questa commistione tra magia e potere? Un saluto da Maestro di Dietrologia. Talvolta sì, i servizi segreti, talvolta ci sono abbastanza stretti rapporti tra i servizi segreti e la cultura. Questo sì. La domanda ha una risposta positiva. Questi rapporti esistono, individuarli però è abbastanza difficile. Quanti siano a conoscenza non so, quanti l'abbiano studiata, come dicevo, non sono molti. Io mi sono avvicinato a questi studi perché ho visto che in determinate situazioni, come ho detto, gli eventi e la storia sono determinati da situazioni economiche, da situazioni politiche. Però in alcuni casi vi è anche una certa influenza di questa cultura. Si tratta di valutarla, come ho cercato di fare, caso per caso e situazione per situazione. Questo tipo di approccio, come lei diceva, nel mondo politico, nel mondo giornalistico non è molto diffuso. Si passa o dall'assoluta indifferenza o dal considerare in modo sprezzante queste situazioni, oppure da costruire strane fantasie che arrivano per esempio a sostenere che noi abitanti della Terra siamo una sorta di allevamento di misteriosi ectoplasmi sparsi nella galassia. Quindi si passa dall'indifferenza, dalla non conoscenza fino alle fantasticherie più assurde. Io ho cercato di entrare in questo mondo così complicato, come voi dicevate all'inizio, vi ringrazio, cercando di studiare situazioni specifiche e di documentarle per quanto è possibile. Vi ringrazio comunque per questa lunga intervista, poi magari avremo occasione di sentirci anche in futuro. Ciao, assolutamente. Sento Paolo, ecco, per un saluto finale. Pronto? Sì, sì, volevo sentire Paolo per il saluto finale o se vuole aggiungere qualcosa. Professore, io la ringrazio di questa intervista e devo dire che, siccome sono veramente tanti anni, almeno una quindicina d'anni che leggo i suoi lavori, averla in trasmissione per me è stato un onore, ma non lo dico tanto per dire, e Fabio potrà confermare che lo dico sempre, insomma, è perché dico sempre quello che penso e non, neanche ci speravo, pensi un po', perché la ritenevo un personaggio quasi irraggiungibile, quindi mi ha fatto molto piacere. No, io sono, in fondo ho fatto delle cose molto normali, ho scritto qualche libro, ho insegnato all'Università di Milano e sono... Comunque grazie per la lunga intervista e buon lavoro. Grazie, a presto. A presto, arrivederci. Allora Paolo, era il professor Giorgio Galli, sempre molto lucido, molto puntuale e si spinge da dove può, no, e dove, diciamo, ovviamente ha studiato e sa determinate cose, no, non ha paura di dire, cioè, come ha sempre fatto, no, quello che ritiene. Sì, guarda, ma dunque scusa, stiamo sì, certo, certo, okay. Paolo. No, perché delle volte chiudiamo l'intervista e poi parliamo tra di noi e così. No, è un'intervista interessantissima. I suoi libri sono fondamentali per chiunque studia sia l'esoterismo che la politica e i rapporti tra esoterismo e politica, ma quello che ha detto in questa intervista, per me è veramente motivo di interesse anche da tanti altri punti di vista, no? Perché io, diciamo, mi porrei qualche domanda rispetto alle cose che ha detto, cioè Nota, come ha detto, che è un fenomeno diffuso ovunque, quello dell'esoterismo. Anche in Cina l'esoterismo è stato fondamentale nei rapporti con la politica. Poi è arrivato il comunismo e ha cercato di distruggere tutto ciò che era esoterico. Però in tutte le culture politica e esoterismo sono andati sempre a braccetto, l'ha detto lui. Ha detto anche che il progetto dell'Unione Europea parte da secoli fa, e nel libro di Rumor c'è un elenco addirittura di coloro che personaggi di spicco, di cui molti conosciuti nella storia di questi ultimi, diciamo, 2000 anni, ci sono i nomi di quelli che hanno guidato questo gruppo, che hanno traghettato verso l'Unione Europea diciamo i vari stati europei. Addirittura i templari facevano questo e volevano questo, volevano in fondo una sorta di Unione Europea, e non ci sono riusciti perché sono stati distrutti prima. Allora la mia domanda è, la risposta io già me la do in modo diverso dal professor Galli: possibile che non ci siano poteri occulti dietro a un movimento che dura da migliaia di anni per arrivare all'Unione Europea? Possibile che tutte le culture, come dice il professore, tutte le culture di tutti i tempi hanno sempre affiancato politica ed esoterismo? Però poi mi dice: la magia non esiste, i poteri occulti non c'entrano niente. No, questa cosa per me non è accettabile, nel senso che un progetto umano fatto da uomini può durare al massimo 1 o 2 generazioni, perché l'uomo, quando pensa e progetta in termini umani qualcosa, può progettare al massimo per se stesso e forse per i suoi figli se va un po' oltre, ma certamente non si fa oggi una cosa che poi avrà un effetto fra 1000 anni. C'è qualcosa che va oltre l'umano in un progetto del genere. C'è qualcosa che va oltre l'umano se ci sono persone, come ad esempio i Templari, che hanno dedicato a questo progetto la loro vita, subordinando la loro vita a un progetto più grande che si attuerà fra millenni. E poi si viene a dire no, non ci sono, la magia, l'esoterismo, insomma, non hanno un reale effetto. Qui secondo me c'è una contraddizione, e io infatti ritengo gli studi del professor Galli fondamentali per chiunque studi esoterismo e politica, perché lui offre delle pezze d'appoggio, chiamiamole così, razionali, scientifiche, inoppugnabili. Poi però c'è un discorso spirituale ed esoterico che va fatto oltre questi studi, su cui lì non ci sono grosse prove, ma in realtà ci sono, se uno vuole, potremmo farlo questo discorso volendo. C'è un discorso ulteriore che effettivamente non può, diciamo così, non ha grossi agganci razionali, ecco, mettiamolo così. Poi però, ripeto, se uno vuole lo può fare ugualmente un discorso razionale, però si entra nel campo appunto della magia, dell'esoterismo, della spiritualità, di cui poi comunque noi abbiamo parlato molto, insomma. In realtà, secondo me, non lo so se sono andato io oltre le intenzioni di Galli oppure no, però certamente gli studi di Galli sono stati fondamentali a un certo punto della mia evoluzione, diciamo così, per capire quanto fosse importante l'esoterismo, la magia, nell'influire sulla politica, tanto che io vado molto al di là del professor Galli, cioè io dico che alcuni eventi sono mossi solo da forze esoteriche di cui gli uomini non si rendono neanche conto, e in questo non è che sono solo, ovviamente c'ho il supporto di personaggi come Fausto Carotenuto, che è assolutamente concorde con questa visione. Ricordiamo che lui è poi stato anche un alto funzionario dei servizi segreti per tantissimi anni, quindi certe cose le conosce bene. E poi ci sarebbe anche un'altra domanda, no? Che uno si dovrebbe fare, e a quel punto si passa però a un'altra dimensione della visione della vita. L'ha affermato lo stesso professor Galli, che i servizi segreti si adoperano mezzi esoterici per talvolta per operare. Bene, ma normalmente nei servizi segreti non vanno persone stupide o poco acculturate, e soprattutto i servizi segreti hanno degli obiettivi pratici molto netti e definiti, quindi non perdono tempo, non vengono pagati per perdere il loro tempo appresso a minchiate esoteriche. Se fanno qualcosa lo fanno perché vogliono raggiungere un obiettivo. Esiste un settore molto riservato dei servizi segreti, che è il settore esoterico, che ha delle particolarità rispetto agli altri servizi, che sono, vabbè, diverse, poi magari ne parleremo, ma adesso non è importante. C'è un settore specifico e allora a quel punto uno dice: ma e questi stanno lì appunto a giocare? No, c'è qualcosa di più importante. È questo qualcosa di più importante, infatti, che io in questi anni poi sono andato a cercare, più del documento storico, più del semplice passaggio, che ne so, da un'era all'altra, da un'epoca all'altra, da un periodo politico all'altro. Sono andato a vedere, diciamo, queste dimensioni esoteriche, anche perché io per natura, l'ho sempre, come dire, questi ambienti li ho sempre frequentati, non li avevo mai capiti, razionalmente, ma io, a parte la mia passione per i tarocchi da quando ho 15 anni, però sempre amici, amiche, cartomanti, veggenti, sensitivi, esoteristi, maghi e quant'altro, hanno sempre fatto parte della mia vita. Quindi io l'ho vissuta, l'ho sperimentata la magia e l'esoterismo direttamente, e tutt'oggi la sperimento quotidianamente. È lì che ho capito che quello che, cioè, come nel piccolo così è il grande, un principio come in cielo così in terra, un principio esoterico che risale del esoterismo egisto. Se determinati fatti possono accadere nel piccolo, figuriamoci nel grande. È un po' come quando uno osserva il fenomeno della corruzione nei piccoli paesi, no? Tu vedi un paese di 1000 persone dove c'è una corruzione diffusa, e allora dici: sì, ma se questi fanno ste porcate e sono un paese di 1000 abitanti, figurati che succede a livello più grande. E la stessa cosa vale a livello esoterico, quindi c'è tutto un discorso da affrontare che, vabbè, per me è affascinante, insomma, ed è stato il fulcro della mia ricerca di questi anni, e tuttora è così. Che però non è esoterico in senso di occulto, è esoterico ma in senso di spirituale, perché poi a me quella parte interessa. La magia è solo un piccolo aspetto del percorso spirituale, talvolta neanche essenziale, insomma.